che potrebbe arrivare in gioco, cioè che arriverà in gioco a breve. Ma Prince Avril con gli iscritti per la campanella, lasciate like, commentare e condividere. Iniziamo subito. Allora, voglio farmi una partita con Carnage, visto che l'ho sbloccato, come avete visto nel video di oggi, se non sbaglio, perché questo video uscirà lo stesso, uscirà il 5 novembre, verso le 6 di sera, di pomeriggio, tardi, non lo so, o le 7, ma non lo so quando uscirà. Oggi non so se uscirà, oltre a questo video, un altro, o se non uscirà, domani comunque usciranno due video. Ultimamente vi sto facendo uscire più video, tipo due al giorno, o anche tre, raramente, però. Allora, vabbè, easy, andiamo qui, tanto non ci va nessuno, è l'ultima città. Comunque è carino Carnage, dai. Ci può stare, non è male. Allora, parliamo di di questa, in realtà, arma che avete visto in copertina. Ma prima di dire, di parlare di quell'arma, in questa stagione, una settimana fa, cioè in realtà in questa stagione non hanno aggiunto mai armi, tranne le doppie balestre. Ma una settimana fa si parlava che sarebbero arrivate due armi in gioco. Uno è il rampino di ghiaccio, che già è uscito, che si trova qui. Abbiamo fatto anche, cioè è uscito anche il video sul canale, andatelo a vedere se non l'avete visto, dove abbiamo spiegato, ci ho spiegato bene dove trovarlo e tutto com'è, l'abbiamo anche provato. Ma la seconda arma è quella che avete visto in copertina, che è la pistola, qua è il nome in inglese. Ora provo a cercare un attimo in italiano, ma non ne dubito che la troverò in italiano. E tra le altre cose, oggi, 3 anni fa, è uscito l'evento della farfalla. E che poi oggi è uscita anche la skin, quella lì di League of Legends, che avevamo già detto nell'altro video. Questa pistola qui si chiama Combat Pistol, quindi pistola combat non lo so com'è. Quindi, cioè, in inglese c'è scritto Combat Pistol, quindi sarebbe pistola tipo da combattimento, boh, non lo so. Che probabilmente non uscirà la prossima, cioè uscirà con la prossima patch, cioè la 18.40 se non sbaglio, ma non sarà la prossima settimana, quindi martedì quello che deve venire, ma sarà il martedì quello ancora dopo, perché probabilmente verrà rimandata la patch. E qua io ci muoio, invece no, godo, ma mi devo curare perché sennò sono morto. Allora, ci facciamo il medikit. Livello 106. Ragazzi, sto tryhardando ultimamente. Oddio, questo mi ammazza. Oddio. Oddio, l'avete visto dalla finestrella? Dove sei? No, ragazzi, c'ho una mira di merda, però, veramente. Cioè, faccio schifo. Non so voi. Ma ragazzi, ma è nabbo come lo schifo. Ma dov'è? Oh ragazzi, ma mi sta prendendo per il... Cioè no ragazzi, ma questo qua è proprio un personaggio, ragazzi, questo qua è un personaggio di quelli alti, Io non ho parole, scusatemi per l'interruzione del discorso che vi stavo facendo, ma... Cioè ragazzi, ma che... Cioè ragazzi, c'è un buco sul tetto, c'è entrato pure dal buco e sta lì a mirare la porta. Mamma mia, che pirla. Vabbè, comunque stavamo dicendo, questa pistola qui arriverà appunto con la prossima patch, la 18.40, ma non arriverà la settimana prossima, quindi il martedì quello deve venire, ma la settimana ancora dopo, perché praticamente è stata rimandata la patch. E pensate che settimana prossima ancora sarà il 18, quindi uscirà il 18 novembre la pistola probabilmente. Quindi verso comunque, ragazzi, gli ultimi giorni di season. Perché ragazzi, sì, sarà così. Perché dal 18 mancano poi quanti giorni a... Mancano tipo poi pochissimi giorni alla season dopo, meno di 20 poi, quindi saremo quasi alla fine. La proveremo ovviamente. Ovviamente farò il video, ovviamente. Andiamo di qua perché sennò quello là ci ammazza. E ci sono anche i dinosauri qua, li odio a morte. Ma perché ogni tanto è sempre blu così? Mi sembra che ce l'ha safe, invece no, vabbè. Questa pistola, allora, vediamo se si sa i danni che fa, perché non lo so.
Dovrebbe fare il damage to player, vuol dire il danno appunto al player, è 28. Ma ragazzi, adesso vi dico prima le cose. Poi, qua non so che cosa vuol dire, oddio. Il tempo di ricarica è di 1 secondo e 26, un pochino, devo dire la verità. Se proprio vi devo dire la verità, è un pochino, 1 secondo e 26. E la cadenza di tiro dovrebbe essere di 15, se non so come si scrive cadenza di tiro in inglese, quindi credo che sia quello. Però ragazzi, il problema è che fa 28, ma in realtà non è poco. Punto che è l'arma leggendaria, perché ragazzi, quest'arma sarà in rarità bianca, verde, blu. No, bianca non lo so, scusate, sarà verde, blu, viola e arancione, quindi leggendaria. Però fa 20 a pistoletta, la prima pistola leggendaria che c'è stata appena è arrivato questo capitolo 2. Ve la ricordate, su, l'ho usata anche, no, nei video no, forse perché è stata rimossa, poi adesso non c'è più, ma neanche tipo qualche season da un po' che era stata rimossa. Però era, non so se per chi se la ricorda, se la ricorda, però era fortina, e quindi quest'arma qui potrebbe essere carina. E tra le altre cose, per questa stagione non dovrebbero essere più aggiunte armi oltre a quella pistola. Ok, viene aggiunta la pistola e poi teoricamente basta. Teoricamente, poi non so se l'Epic ci riserva magari qualcosa di bello. Oh, bello quel dannetto shot. Bello, bello, bello. Allora, buttiamo giusto pompa di merda, ci prendiamo il pompa del nonno. Ah, ma io c'ho gli scildini, non mi sono ancora tirati. Da che pirla. E vi volevo dire anche un'altra cosa. Allora, vorrei, allora, oggi che è venerdì volevo andare in live, purtroppo non sono potuto andare. Domani forse andremo in live, sabato, domenica no, e lunedì lunedì probabilmente, ma martedì sì. Quindi lunedì probabilmente, ma devo solo ricordarmi se, perché c'ho una roba che devo fare, ma non mi ricordo se è lunedì o di mercoledì, quindi non me lo ricordo. Comunque ragazzi, Carnegie quando cammina fa tipo dei rumori strani. Boh, la mappa comunque per quanto riguarda questa stagione, perché ragazzi presto, cioè ora arriveranno un sacco di video che parleremo di notizie, di cose che arriveranno in game, soprattutto la prossima stagione o capitolo, perché ci avviciniamo comunque alla fase finale di questa stagione finalmente. Anche perché non manca molto, manca un mese preciso, quindi non manca molto, perché un mese passa velocissimo. La mappa dovrebbe rimanere così, i golem dovrebbero rimanere in gioco, perché se lo stesse chiedendo, non ci dovrebbero essere molte modifiche a parte quella pistoletta che arriverà in gioco entro il fine stagione. Quindi io spero che questo video sia piaciuto. Se così fosse, iscrivetevi alla campanellina, lasciate like, commentate, condividete. Siamo sempre più vicini ai 500 iscritti, quindi mi raccomando, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!